Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi ragazzi, come promesso, sarà un video di videoacquisti. Come ho detto in un video precedente, ogni sabato uscirà un video di videoacquisti inerente agli acquisti della settimana. Questa settimana mi sono arrivate diverse cose comprate da vari siti. Ho comprato dalla Fan Factory, ho comprato da IBS, ho comprato su Amazon e ho comprato un'edizione bellissima che cercavo da tanto tempo. Cercavo ad un prezzo abbordabile, perché su eBay ce ne sono tante e dopo andremo a vedere di cosa si tratta. E quindi, insomma, adesso andremo a vedere tutte queste belle cosine. Allora, io inizierei subito da un acquisto su Amazon, comprato da venditori terzi, in quanto sul sito di Amazon non è più presente, ed è il trafficone con Lino Banfi. Sto continuando a recuperare diversi titoli. Come ho detto, me ne mancano veramente tanti, perché Banfi ha tantissimi film e insomma non è facile andarli a recuperare, anche perché molti sono fuori catalogo e quindi sto saltando da Amazon, da IBS. Se non li trovo vado a finire su eBay, insomma cerco di recuperarli almeno per quanto sia possibile fare. Andiamo avanti. Due acquisti fatti su IBS. Compro su IBS perché su IBS sono cliente oro, in quanto ho accumulato diversi punti nell'anno 2021 e quindi ho diritto al 15% su tutto quello che è presente nel sito, quindi preordini e edizioni disponibili. Ho acquistato La Donna del Lago, che era presente già nel cofanetto giallo Essential, per il quale ho fatto un unboxing, mi sembra martedì l'ho pubblicato. L'ho ricomprato perché intendo collezionare tutte le edizioni della Sinister. Ahimè, mi è scappato Dracula il Vampiro, spero che torni disponibile, anche se comincio a avere forti dubbi. Bellissima questa slipcase, stupenda. Qui troviamo Virna Lisi e Peter Baldwin. Come ho già detto nel video che ho fatto, video che ho pubblicato martedì sul cofanetto giallo Essential, è stata una bellissima scoperta, bellissimo giallo italiano. Adesso andiamo a vedere l'interno, si presenta così, bellissima anche la serigrafia del disco, stupenda. Caviamo il, anzi, abbiamo cavato il booklet, andiamo a vedere il retro della copertina, è un'immagine del film, per chi ha visto il film sa di cosa si tratta. Lo andiamo a reinserire, anzi lo reinseriamo dopo perché mi sono un po' incasination. Andiamo a vedere il booklet molto velocemente. Andiamo a dare un'occhiata. La visibilità è quello che è, nebbia da qualche giorno qui da me. Se sentite anche dei rumori in sottofondo, è mia figlia che sta facendo le video lezioni, quindi mi scuso per qualche rumore che sicuramente sentirete. Comunque bel booklet, sempre ben curato dalla Sinister. Veramente delle bellissime edizioni, stupende. E qui siamo alla fine. Quindi anche questa un'edizione molto ben curata.
Ok, andiamo a sistemare il tutto e passiamo alla prossima edizione. Avevo detto che lo facevo dopo, ma non resisto e la devo sistemare per forza. Ok, vi consiglio l'acquisto di questo film come extra contenuti speciali. Dice solo Futurette, il mistero del lago. Comunque magari quando lo vado a visionare vi so dire magari meglio. Perfetto, ho acquistato un'altra edizione della Sinister sempre su IBS e ho recuperato Scuola di Mostri. Edizione limitata a 1000 copie e la mia è la copia numero 999 di 1000. Bellissima edizione con questa bella slipcase in cartoncino rigido. Di questa edizione ho sia il DVD che è andato ormai fuori catalogo da un pezzo, ho le tre versioni della Cine Museum, tutte e tre le varianti, e ho voluto recuperare anche questa. Film che mi piace veramente tanto. Adesso andiamo ad estrarre l'edizione. Come ho detto, cartoncino veramente grosso, spesso, edizione veramente bella. Adesso la andiamo ad aprire tutta. Guardate che rubina, non si veda, ok. E guardate qua. Adesso andiamo a sfilare anche un attimo i dischi. Qui abbiamo un disco Blu-ray dove troviamo il film e l'altro dove troviamo i contenuti extra, che sono veramente veramente tanti. Volevo farvi vedere anche, ok, riusciamo a, ok, adesso si vede, e qui vedete sporge il booklet che adesso andiamo a visionare. Inseriamo un attimo i dischi nel loro alloggio. Bellissimo booklet, andiamo a visionarlo. Film è diventato un vero e proprio cult visto da ragazzino, non vedevo l'ora che uscisse. Adesso ne sono uscite veramente tante edizioni e a mano che escono le sto recuperando, quindi in caso ne esca qualcun'altra di qualche altra label sarà mia sicuramente. Allora andiamo a dare un'occhiata anche, andiamo a vedere i contenuti speciali che sono veramente tantissimi. Commento audio del regista, Fred Decker e degli autori, Andrew Gover e Ryan Lambert. Commento audio del regista, Fred Decker e del direttore della fotografia, Bradford e May. Scusate, ma senza occhiali non è che ci veda tantissimo, eh? Scuola di Mostri Forever, una conversazione con Frankenstein, scene inedite, gli storyboard animati, titoli di testa e code italiani, spot TV, trailer cinematografico, galleria fotografica. E quindi
e abbiamo anche la colonna sonora. Quindi tanti film in Blu-ray, tanti contenuti extra e abbiamo anche la colonna sonora, quindi il CD con la colonna sonora. Allora, andiamo avanti. Adesso passiamo al sito della Fan Factory, dove mi sono arrivate due edizioni, una Il villaggio dei Danati e due José, la tigre e i pesci. Allora, mi è capitato un fatto strano con questa edizione, in quanto, insomma, niente, li ordino, arriva il momento della spedizione, loro me li spediscono, mi arriva tramite mail il link sul quale clicco, mi porta al sito della Bartolini e lì mi dice spedizione non trovata. Va bene, aspetto perché dice che il link si potrà vedere lo stato della spedizione dalle 48 alle 72 ore, quindi aspetto. Questo mi sono stati spediti il 5. Il 10 vado a vedere, il 10 di gennaio, e ancora non si vede niente. Al punto che prendo il telefono, chiamo Bartolini e gli dico: ma scusatemi, io sto aspettando una spedizione, me la dà come spedita il 5 di gennaio e il 10 gennaio ancora io non riesco a vedere la tracciatura della spedizione. Allora mi dicono: ma ce l'ha il codice della spedizione? Gli dico no, perché ho ricevuto la mail da Fan Factory con un link, ci clicco sopra, ma voi mi dite che spedizione non trovata. Vabbè, allora mi dice: allora mi dia nome e cognome, gli do nome e cognome, indirizzo, tutto quanto. Controlla, mi fa: ma guardi che noi non abbiamo nessun pacco a nome suo, non abbiamo ricevuto niente. Allora vado sul sito della Fan Factory, compilo il modulo di contatto e scrivo: insomma, mi avete contrassegnato un pacco spedito il 5 di gennaio, dov'è il mio pacco? Cioè, ho chiamato Bartolini e a loro non risulta di aver ricevuto nessun pacco da parte vostra a nome mio. Ho detto: voglio notizie sul mio pacco, grazie. Mi rispondono all'una, questo qui è della mattina verso le 11, mi rispondono subito all'una e mezza. E mi dicono che mi ringraziano, insomma, per aver segnalato questa anomalia e che si faranno vivi quando avranno notizie sul mio pacco, che faranno degli incroci tra il loro magazzino e Bartolini per vedere, insomma, qual è stato il problema. E ok, mi riscrivono, questo l'11, mi riscrivono il 13 dicendomi che hanno risolto il problema. Mi rimandano il link, mi rimandano il link, a quel punto ci clicco e riesco a vedere la tracciatura del pacco. Sotto mi fanno quattro righe con su scritto che sono dispiaciuti di questo disagio, tutto quanto, e che per rimediare, insomma, a questo problema, mi inviano un buono sconto di 75 euro per acquistare per un prossimo acquisto. E quindi io dico: vabbè, c'è stato il problema, tutto quanto. Mi sono anche un po' arrabbiato perché, insomma, mi contrassegni un pacco come spedito, aspetto 5 giorni e il pacco in realtà non è stato spedito perché Bartolino non l'aveva. Però comunque loro sono dei grandi e praticamente mi hanno rimborsato completamente queste due edizioni, praticamente io non le ho pagate, dopo soldi che ho reinvestito per l'acquisto di altre due edizioni che mi arriveranno a febbraio. Potete già immaginarvi cosa sono, non vi dico nulla, faranno parte di un altro video di video acquisti. Ok ragazzi, chiusa questa parentesi, andiamo avanti con il video. Quindi ho detto Il villaggio dei dannati, anche questa è limitata a 1000 copie e questa è la copia numero 808. Edizione molto slim, molto piccolina, mi aspettavo qualcosa in più.
comunque costava anche, mi sembra, 24,99 euro, quindi boh, insomma, poi il prezzo ci sta, considerando che le loro edizioni di solito costano una cinquantina d'euro. Allora, l'andiamo ad aprire. Io ovviamente il film non l'ho visionato, mi hanno detto che non è stato fatto un lavoro di restauro, un buon lavoro di restauro. Non lo so, non ho visto dire niente, perché il film l'ho aperto in questo momento. Andiamo ad estrarre l'edizione. Come sempre, bello rigido il cartone, sempre di qualità. Ok, andiamo a aprire l'edizione e l'edizione si presenta così. Andiamo a vedere anche la parte frontale con questo bellissimo artwork stupendo. Guardate che robina. Ok, volevo estrarre anche un attimo il disco e i booklet e la cartolina. Ok, io vado matto per queste edizioni della Midnight, sono veramente bellissime. Allora, troviamo una cartolina bella grossa, comunque sempre di qualità come ci hanno abituato, stupenda. L'andiamo a riporre. Ok, ce l'ho fatta. E questo bel booklet, andiamo a dargli un'occhiata molto velocemente, non voglio starvi ad annoiare. Anche questo è un film che non vedo da tantissimi anni. Mi sembra l'ultima volta l'ho visto su YouTube, perché mi sembra che ci sia anche su YouTube, però la qualità video e audio è veramente imbarazzante. Aspettavo una bella edizione che è arrivata, speriamo che abbiano fatto un bel lavoro. Perfetto, la reinseriamo nella slip case e questo è il villaggio dei dannati. Adesso andiamo a visionare un'altra bella edizione di Osella Tigri e Pesci Ultra Limited Edition in Blu-ray, anche questa limitata a 1000 copie, questa è la copia numero 873. Andiamo ad aprire. Molte edizioni le apro per voi. Un po', come ho detto, ho cambiato il mio modo di collezionare, comprare delle edizioni per tenerle là sigillate, anche perché il film non l'ho visto e quindi dovrò visionarlo. Ok, adesso andiamo a staccare. Io spero che ci sia, che non ci sia quella maledetta colla, invece c'è. Santa Maria. Io odio questa cosa. Oltretutto è attaccato anche qua. Tutto è attaccato anche qui. Comunque adesso quello non starò a staccarlo. Anzi, lo sta. È attaccato talmente tanto bene che dopo sarà difficile che ci stia una volta che lo rincollo. Allora, andiamo ad estrarlo, se esce, perché ok, bellissimo, Madonna, mamma mia, quanta roba, caviamo tutto, caviamo tutto, caviamo tutto. Questa è l'edizione vera e propria con la disco. Adesso andiamo ad estrarre anche il disco.
bellissimo artwork, stupendo. Adesso vi faccio vedere anche il retro. Bellissima edizione, bellissima edizione. E adesso andiamo a vedere tutto quello che è contenuto. Vabbè, questa 5 cose che devi sapere, vabbè, non ci interessa. La mappa di Osaka originale, andiamo a vederla subito, ve la apro. Bellissima. Poi abbiamo delle cartoline, adesso le andiamo a vedere tutte. Collate bene, mannaggia. Allora, e questa dovrebbe essere l'ultima. E infatti sono quattro cartoline. Andiamo a reinserire nel, anzi, lo facciamo dopo perché perdiamo veramente un botto di tempo. Ok, poi abbiamo la sirena e le ali luccicanti, questo bel booklet. È proprio un racconto, guardate, guardate che bello, guardate che bello. Una fiaba. Ok, andiamo avanti velocemente perché non ve lo faccio vedere tutto. L'ultima pagina, bello. Ma il pezzo forte deve ancora arrivare perché comunque abbiamo sto corposo booklet. Bellissimo, con tutte le immagini del film che abbiamo un'introduzione. Del bellissimo materiale, bellissimo veramente. Sono delle interviste. Andiamo avanti un po' velocemente. Qui cosa abbiamo? Ok, ragazzi, comunque un bellissimo lavoro. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere l'ultima pagina. Comunque, bel booklet, bellissima edizione. Non mi aspettavo tanta robina così, poi di una qualità così egregia. Adesso, dopo andiamo a sistemare il tutto. Adesso mettiamo un attimo da parte. E adesso abbiamo il pezzo forte per questo video acquisti, ovvero l'edizione HDZ dello squalo. Guardate che roba, ragazzi, guardate che robina. C'è anche la bocca dello squalo che si apre e si chiude, guardate che roba. Bellissima edizione, edizione che volevo già comprare da un pezzo. In quanto lo squalo, come saprete tutti, è il mio film preferito. Qui dietro l'immagine dell'orca con un barile. Edizione stupenda. Edizione che adesso andremo ad aprire. Tanto comunque ho comprato le protezioni
da Steelbook Central e dopo andrà subito a finire all'interno della protezione. Ho adocchiato un'altra edizione dello squalo che mi è piaciuta veramente tanto e sicuramente andrò a recuperare. E si tratta dell'edizione della Filmarena, bellissima. Edizione della Filmarena veramente, veramente bella. Ok. Ok, adesso andiamo a dargli un'occhiata, dopo stacco l'adesivo. Limitata a 600 copie ed è questa è la numero 120. Non so se si veda bene, può darsi. Perfetto ragazzi, guardate che lenticolare veramente pazzesca, pazzesca. Sta tendendo anche la lenticolare dello squalo della Cinemuseum. Come ho detto, prenderò anche l'edizione Filmarena e così potrò fare un paragone tra le tre. Allora, andiamo ad estrarre. Intanto vi faccio vedere sopra, scusate, la scritta squalo tutta in rilievo. Anche qui dietro l'orca, come potete vedere, è tutta in rilievo, tutto in luce, ecco, tutta lucida, come il barile. Guardate che roba. Veramente perfetto, anche la costina con la scritta squalo tutta in rilievo, anche questo edizione in 4K. Oppla, allora troviamo subito la Steelbook. Andiamo ad aprire. Ok. Andiamo ad aprire. Veramente steelbook bellissima. E qui invece troviamo il disco 4K. Andiamo a sfilare anche il disco 4K. Stupenda. Qui una parte non. Qui non riesco a capire perché ci sono due alloggi, come vedete qui c'è il secondo alloggio dove non c'è nulla. Non so se o il disco è mancante o se questa edizione ha solo il disco 4K. Magari mi informerò su questo. Qui dice solo, secondo me c'è solo la 4K. C'è solo il disco 4K, vabbè, comunque mi informerò e magari un giorno vi saprò dire qualcosa. Abbiamo questa cartelletta, anche qui vedete la scritta squalo tutto in lucido. Andiamo ad aprirla. Questa è la card che indica la numerazione, come potete vedere 120 di 600. Andiamo a estrarre il contenuto della cartelletta. Ok. Allora, abbiamo delle cartoline. Andiamo a sfilare questa fascetta di carta. Ok. Ne abbiamo ben 4. Veramente belle. Io le vedo per la prima volta con voi.
veramente stupende. E poi abbiamo un booklet che mi sembra tanto uguale all'edizione 4K uscita qui in Italia, se non uguale, insomma, è molto simile. L'edizione 4K, volevo andare a vedere se la trovavo. No, adesso non è lì. Ah, sì, è lì. Adesso magari voglio darci un'occhiata per vedere se è uguale o meno. Comunque, pagine molto grosse. Gli attori principali, Roy Scheider, Richard Dreyfuss e Robert Shaw. Un bellissimo booklet, molto corposo e molto di qualità. Ok ragazzi, siamo quasi alla fine, dopo voglio andare a vedere alcuni storyboard. Voglio andare a vedere un attimo, scusate se esco un attimo dall'inquadratura, perché in Italia è uscita questa edizione 4K. Voglio andare a vedere se il booklet è uguale. Un attimo che ho un po' di casino. Ovviamente gli artwork esterni sono uguali. Devo vedere anche se internamente era, e direi ragazzi che sono, sì, cambia qualche immagine, questa è l'edizione nostra, questa è l'edizione HDZ, come prima pagina cambia solo l'immagine da una parte allo squalo, vedete, poi qui è stata usata l'immagine della prima pagina, qui è in seconda pagina e qui mi sembra che abbiano, no, questa è la seconda pagina, sono un po' diversi, andiamo con la terza, però gira e rivolta secondo me le immagini sono quelle, perché anche questa immagine qui è, adesso non mi ricordo a che altezza è qui, vedete, più o meno le immagini che girano solo quelle, quindi un bel, quello italiano, un bel lavoro. Anche questo cofanetto italiano, niente da invidiare a quello HDZ, stupendo. Ok ragazzi, io con questo ho concluso questo video di video acquisti, ho visto che è venuto veramente lungo, però sono edizioni veramente belle che meritavano di essere visionate nei particolari. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!